Perfetto. Va bene, ciao, buonasera a tutti e tutte. Siamo in incontro di presentazione del testo di Romano Alquati per fare quel ricerca al punto input, libreria punto vendita di deriva Prodi, ma non solo, un luogo in cui si fanno molti corsi di formazione, presentazioni di libri e dibattiti, quindi insomma un luogo che va oltre all'essere una semplice libreria e insomma sui social troverete tutte le informazioni su queste questioni. L'altra brevissima pubblicità è del festival, voglio dire pre-festival di Deriva Prodi, che ci sarà il 3, il 4 e il 5 giugno a Bologna, e, in collaborazione con Deriva Prodi, il punto input, e Commonware, rivista online, e Machina, rivista di Deriva Prodi, 3 giorni fitti di incontri, eventi, discussioni, vendita di libri, vini, eccetera. E niente, insomma, sul libro, insomma, il titolo del libro dice un po' già tutto. Per fare quel ricerca c'è un richiamo molto importante alla concretezza, no? Alla concretezza e al metodo. Ed è sicuramente un tono di questo libro che è frutto di una trascrizione di un seminario di cui poi sicuramente parleremo, a cui appunto Romano Alquati, presso questa radio Blackout, con alcuni giovani inseriti, insomma, in questo contesto di questa radio, porta avanti. Viene poi trascritto e rivisto da Alquati. Insomma, chiunque sia interessato a capire di più sulla corricerca deve necessariamente leggere questo libro, perché è probabilmente la summa migliore di Alquati, in cui, insomma, di presentazione di questo metodo, di questa teoria. Però anche invece chi è poi più interessato agli aspetti teorici sicuramente troverà pane per i propri denti, perché non mancano affondi più teorici, più generali, di tutta, insomma, anche delle questioni più filosofiche e astratte. Adesso io brevemente nell'introduzione volevo rispondere, proprio cercando di abbozzare più che rispondere, alla domanda perché è stato ripubblicato oggi questo libro, libro pubblicato, tra l'altro, non è scontato ricordarlo, per la collana in TIT, che dà il nome alla libreria. Questi libri sono lì. E insomma, è ovvio che c'è, insomma, la risposta facile è perché è appunto un compendio sulla corricerca. Invece la risposta difficile è capire, alla luce, no, della fase storico-politica, perché corricerca. Allora, brevemente, una cosa che è già stata detta tante volte, che veramente, insomma, è il noto, è che corricerca è legata all'organizzazione politica. La produzione di sapere che viene fuori dalla corricerca è in un continuo relazionarsi con la pratica, e la pratica rimodula la teoria e viceversa. Si tratta proprio di un circolo virtuoso. Senza organizzazione politica non si dà corricerca, ma poi anche l'inverso, anche se è poi una tesi più difficile da sostenere, però probabilmente non si può dare un'organizzazione politica senza corricerca, no? In qualche modo. E sicuramente questa tesi ha tantissime implicazioni, però ce n'è forse una che è importante, tra le altre, è che ne viene da sé che se c'è questo legame con l'organizzazione, allora dentro l'università non si può fare con ricerca in senso stretto. Certo, ci possono essere dei lavoratori dell'industria universitaria che poi sono anche militanti e fanno anche con ricerca, ma il sapere prodotto dentro l'università non può essere con ricerca. Tutto il più può essere inchiesta. Sicuramente poi dopo riparteremo della distinzione tra corricerca e inchiesta, di cui discuteremo largamente, però insomma un punto fondamentale di questa distinzione è che l'inchiesta, insomma, in qualche modo ci riporta al modello secondo cui c'è un qualcuno, un intellettuale, un gruppo di ricerca che separatamente trova una verità e che poi trasmetta a qualcun altro che la applica praticamente, no? Nel migliore dei modi può essere un accademico che la trasmetta allo Stato, oppure il peggiore anche direttamente ai capitalisti, no? Ecco, quindi in qualche modo questo ricorda. E allora volevo un attimo, rispetto poi a questa questione qua, leggere una breve citazione, ed è questa, ovviamente dal testo di Alquati. Premetto anche, a mio parere, che qui noi in prima istanza non cerchiamo la conoscenza per mero amore del conoscere, e quindi neppure vogliamo raggiungere la verità, con la maiuscola. Ma vogliamo produrci una conoscenza anche un poco parziale e ridotta, ed un poco appiattita e modulare, sì, ma che funzioni praticamente per il raggiungimento di certi nostri fini, nel movimento verso un contropercorso, eccetera. Quindi questo è importante perché
circa 30 anni, insomma, poco di più, dopo l'esperienza dell'operaismo, no, cui Alquati partecipa nel suo momento fondativo, no, le riviste Quaderni Rossi e Classe Operaia, c'è questa eredità operaista, insomma, che non è solo operaista, è ovvio, però particolarmente operaista da Tronte, da quelle riletture di Nietzsche, che ci dice che possiamo fare a meno della verità, che non ci serve che un intellettuale separato ricerchi la verità e poi la dica qualcun altro. L'unica verità è la verità delle lotte, del punto di vista di un soggetto incarnato in un mondo reale che fa quelle lotte, di un soggetto in una soggettività, quel che è che fa le lotte. E anzi, potremmo anche dire che è proprio la verità che è la posta in palio da inverare nel mondo reale attraverso il riprendersi i rapporti di forza di quel mondo reale, in qualche modo. Insomma, questo è il primo punto che volevo toccare. Un secondo punto, è quasi finito, parte da un'altra citazione, che è questa. Ecco, in fondo, la corricerca può pensarsi come qualcosa di permanente e di infinito, come il già mitico potere costituente. La corricerca parte da certe ipotesi sulla realtà e sulla sua trasformazione ed arricchimento, e sbocca sempre così in nuove ipotesi di ulteriore trasformazione, permanente, perenne, in una certa intestino a progettualità costitutiva ed inventiva. È interessante leggere, anche perché c'è questa prosa che è difficile, però è comunque molto interessante, perché è molto piacevole da leggere, no? Perché in qualche modo si prende un po' gioco, no? Anche dei dibattiti attuali, è sempre sprezzante sulle cose, no? Allora ci dice che la corricerca è come il mitico potere costituente, no? Quindi sta dalla parte del potere costituente, non di quello costituito, no? Sta dalla parte del lavoro vivo, potremmo dire, non del lavoro morto. Sta dalla parte della potenza e non dell'atto, in qualche modo, giocando con queste coppie. E questo significa, in qualche modo, che la corricerca è sempre un processo aperto, no? Di cui dopo sicuramente parleremo. C'è proprio un capitolo che si chiama progettualità aperta, no? È un processo aperto. Processo in potenza che si potrebbe, che il risultato della corricerca è un processo aperto, un processo in potenza che si potrebbe dare, e a cosa serve? Serve a cercare le forme organizzative quando quelle non ci sono. E allora ripubblicare questo libro oggi serve perché se le forme organizzative dei centri sociali, dei collettivi si sono esaurite, serve trovare delle nuove forme organizzative, e solo con lo strumento della corricerca si possono trovare. Cioè, in qualche modo, adesso così un po' anche, no, sparandola così un po' grosso, la corricerca non è il sapere della rivoluzione, no? della lotta aperta, no? Lì è già troppo tardi, lì c'è già il militante che deve organizzarla, quella cosa, perché sennò arriva tardi e si fa, lo spontaneismo lo supera in qualche modo, no? La corricerca è il sapere che viene prima, che prepara quello che c'è dopo. E in questo senso è importante, secondo me, richiamare la definizione di Salvatore Cumino, della corricerca come appunto qualcosa di tiepido, che è diventata sì, classica ed è tiepida perché non è il test della scheda, sì. No, ed è tiepida, no, comunque appunto è tiepida perché non è né fredda, perché se fosse fredda ci saremmo seduti di fronte alla realtà del capitale e non faremmo niente, però non è neanche calda, perché non è la conoscenza della rivoluzione, là serve più la pratica in qualche modo, forse l'organizzazione, no? E quindi è tiepida, va a cercare quello che ancora non c'è, con una parola chiave, che anche nell'introduzione di questo testo viene fortemente enfatizzata da Gigi, ed è una cosa molto importante, cioè l'idea dell'anticipazione. Anticipare quello che verrà dopo. E qua c'è da stare attenti, perché non si tratta solo di anticipare le linee di sviluppo oggettivo della realtà, della storia, del capitale. Si tratta anche questo in parte. Però si tratta soprattutto di anticipare gli eventuali rifiuti, le eventuali lotte che si potrebbero dare successivamente. Quindi di guardare alla questione dal punto di vista della soggettività e della produzione di controsoggettività, in qualche modo. Nel testo, sempre su Alquati, sempre pubblicato per la collana Input, a cura di Francesco e Francesca, c'è il saggio appunto di Federico, che dice, no, che è molto interessante, perché parte, no, dal concetto di feticismo, no, e di reificazione, dice che il feticismo, se lo intendiamo, no, di Marx, comunque se lo intendiamo, dobbiamo intenderlo come qualcosa che riguarda anche categorie mentali e produzione di discorso. Perché discorso viene prodotto a partire, no, dalle condizioni capitalistiche, no, dalle condizioni in cui viviamo. E allora, partendo da questa cosa, c'è la proposta di concettualizzare la corricerca come una produzione di imprevisto.
Quindi da un lato c'è, no, la questione dell'anticipazione, quindi di cercare di vedere quello che ancora non c'è in qualche modo, senza connotarlo in senso magico, però di cercare di vedere ancora quello che non c'è. E dall'altra parte c'è anche poi la questione dell'imprevisto, che per definizione non si può vedere, perché è un imprevisto. E quindi no, in bilico tra vedere quello che non c'è e l'imprevisto, la corricerca è per eccellenza il sapere che ci potrebbe indicare la strada per le forme organizzative, per le lotte del prossimo futuro. Quindi ho fatto questa così breve, toccando qualche punto così, e questo la parola Salvatore. Io mi ero in realtà mentalmente preparato a parlare alla fine, perché mi toglieva dall'imbarazzo di provare a illustrare i contenuti, perché sarebbe buona cosa normalmente quando si interviene a una presentazione aver, nel mio caso, riletto il libro, insomma, una cosa che non sono riuscito a fare in questi giorni. Devo dire, l'avevo letto quando uscì, ma sono passati 30 anni, insomma, no? Quindi, però, insomma, siamo in una discussione, proviamo ad animarla comunque. Con due cose, due premesse che a me sembrano importanti, poi non so, in particolar modo Gigi ha avuto quasi una frequentazione anche, peraltro molto più simile di quella che avevo avuto io a suo tempo. Non so fino a che punto sia una buona cosa che a restituire quello che certamente è un testo, è una macchinetta o un manualino, cosa però correttamente secondo me Gigi su un manualino, perché magari ci arriviamo, insomma, su questo tema. Non so se sia una buona cosa che però a farlo, a parlarne, siano quelli che c'erano in quel seminario. Io ero uno di quegli studenti, per chi leggerà il libro, chi l'ha già letto, l'ha visto, cui lui si rivolge con i toni pungenti che gli erano abituali, insomma, no? Di stimolo, ma anche, insomma, come dire, senza alcuna come dire, paternalistica concessione, diciamo, anche degli elementi che riteneva in qualche modo di dover porre anche a critica, insomma, porre. Perché cosa si rischia di succedere? Io sono convinto che questi testi, e attenzione, anche la mia, io ho 55 anni, li compierò a settembre, non faccio parte della prima generazione che si è rivolta a Romano Alquati chiedendogli di spiegare, adesso dico le cose malamente, insomma, cosa fosse la corricerca. Ce n'hanno già state almeno due. e credo che però siano anche esperienze in qualche modo situate nelle biografie, nei percorsi generazionali. Per cui, per quanto mi riguarda, sarebbe molto più interessante vedere come tu, cosa tu mettevi in luce e cosa ti colpiva, o altri, perché davvero è la cosa più, secondo me, più importante. Questa non è la solita premessa, secondo me è un punto cruciale. Così. Oltre all'ovvia difficoltà che quando noi siamo tutti abituati, quando presentiamo il libro, a discuterne con l'autore, cosa che evidentemente non si può fare, che costringe anche a fare i conti con chi lo ha conosciuto, l'ha frequentato, ma capite benissimo che non è proprio la stessa cosa, insomma. È una difficoltà ulteriore che invece è specifica di qui, che da una parte, poiché molti ci conosciamo comunque ormai da diversi anni, per cui magari siamo tutti giovani, qui o comunque qualcuno lo è molto meno di qualche anno fa, insomma, qualcuno, qualcuna. non è la prima volta che ne parliamo, il rischio di ripetersi cose che magari aggiustando un poco ogni volta un poco il tiro, ma che abbiamo già detto, è alto, e quindi rischia di essere un dibattito ricorsivo in cui ce la cantiamo un po' ripetendoci cose su cui siamo tendenzialmente già d'accordo, no? Cosa che peraltro Romano aborriva abbastanza. Dall'altra parte il rischio invece in chi magari non ha partecipato a questi altri momenti legittimamente. Non è certo un autore la cui lettura
adesso, al di là della nostra ovvio debito di alcuni di noi verso la sua figura, non è certo un autore ritenuto, come dire, un obbligo aver letto Romano, no? E però, poiché, come dire, stante la complessità delle categorie che utilizza, nelle sue concettualizzazioni, c'è anche un certo, come dire, tratto ostico della sua scrittura, che è presente anche in questo libro, per alcuni passaggi, rischia legittimamente poi di non capirci un'acca. Quindi è difficile muoversi facendo attenzione a non dire cose già dette a chi le ha già sentite e cercare di... Ecco, chiedete scuse, non ho queste, vi chiedo scusa, non ho queste capacità, proviamo comunque a entrare nel merito di questa discussione, chiarendo una cosa, che questo è uno dei testi più semplici di Roma. È effettivamente la trascrizione di un parlato, come dice lui, ma lo diceva sempre, non era sempre vero. Adesso diciamocelo, certo, io posso partire da trascrivere un parlato, ma poi intervenirci pesantemente. È vero, soprattutto i passaggi che in teoria potrebbero sembrare più ostici, che sono quelli più strettamente non metodologici, ma tecnici. Ci tengo a riproporre questa canonica distinzione tra metodologia della ricerca e tecnica della ricerca, perché in questo testo Romano entra anche, si sporca le mani, non sta solo sul livello. E questo lo rende di per sé comunque anche un contributo abbastanza prezioso. La ripubblicazione degli scritti, e in particolare di quelli maturi, io credo sia di per sé un'opera meritoria. Ci tengo a sottolineare, e qui va dato atto anzitutto, non è perché qui adesso conosciamo tutti a Gigi, perché questo testo è comunque curato anche editorialmente, introdotto da lui, ha già avuto un ruolo importante nella ripubblicazione del testo, l'ultimo testo completo di Romano, quello sulla riproduzione della capacità umana vivente, sempre da Deriva Prodi l'anno scorso, e diamo un po' qualche merito anche a Deriva Prodi per essersi imbarcato anche in una, diciamo, una linea di pubblicazioni che è facile prevedere non sia così. Adesso voi avete l'abitudine sempre di registrare tutto, che non sia così immediatamente remunerativa, no? Una cosa che gli fa onore, anche se penso che questo, proprio perché si chiama per fare con ricerca, questo sono convinto che questa pubblicazione sia più accessibile, avrà anche una circolazione decisamente nei limiti ovviamente del nostro più ampio. Però la cosa importante è un'altra, ed è nelle cose che dicevo prima: finalmente diamo a tutti la possibilità di attingere all'originale, anziché affidarsi a interpreti più o meno informati e più o meno capaci, mettiamola così, insomma. No, era poi in fondo il sogno di quando iniziamo a riprendere il lavoro su Romano, di fare i seminari su di lui, pubblichiamolo però, rendiamolo accessibile. Le persone, i gruppi, le generazioni, i ricercatori, gli interessati leggeranno, si faranno le loro opinioni e forse poi riusciremo anche a fare, forse davvero a rispondere a quella domanda che è un po' sempre anche la stessa che ci riproponiamo periodicamente, ma serve ancora ragionare con queste categorie? Più esplicitamente, ha qualcosa da dire l'approccio della Conricerca ai militanti, uso il termine per velocità, insomma, no? Di oggi? O forse aveva già ancora qualcosa da dire però a quelli di quando avevo io 20 anni, sono radicale a quel tema. Non è detto che la risposta sia retorica o scontata, questo interrogativo, no? Quindi il riposizionamento di una figura che per il suo contributo è da collocare tra quelle di riferimento dell'esperienza collettiva dell'operaismo politico italiano, a fianco di altri che hanno avuto una maggiore notorietà e conosciuti anche oltre i nostri confini, è comunque un atto di onestà intellettuale, per cui la ripubblicazione dei materiali, per quanto venga post mortem, il rischio che non stia parlando della comparsa della persona fisica di Romano che è venuta nel 2010, ma forse temo anche dell'attualità
poi sarebbe una bella discussione anche dell'operaismo stesso, insomma, no? Ovvero di un certo modo di intento. È chiaro che il contributo di Arquati a questa scuola, a questa tradizione, a questa comunità, chiamiamola come di militanti, di intellettuali militanti o di militanti intellettuali, è stata particolarmente rilevante, non fosse altro perché almeno due, Romano aprirebbe da questo riduzionismo, noi facciamolo per velocità, insomma almeno due categorie chiave, cruciali, di quella scuola, sono in larga parte, è sempre stato uno scambio, una cooperazione, comunque riconducibili al suo, alla sua elaborazione. Il primo è il concetto di composizione di classe, per il quale rinvierei per cogliere l'apporto effettivo di Romano al solito testo, quello di sempre, che è di Damiano Parano, un politologo, il bandolo della matassa, pubblicato nei primi anni 2000, lo trovate tranquillamente in rete, quindi è una lettura che consiglierei sempre da questo punto di vista. Ma non c'è dubbio che se c'è un termine, un concetto che più di altri è collegato alla figura di Romano, anche al di fuori, certamente dell'operaismo, ma anche, diciamo, a vario titolo, dei militanti politici, del nostro campo, insomma, mettiamo così, è senza dubbio quello di Conricello. Allora, una prima cosa che è importante da sottolineare, mi collego, anche Arquati non aveva un rapporto problematico con questo tema, non amava parlarne, nonostante così volentieri per svariate ragioni che attenevano anche alla sua personalità, ma certo alla facilità con cui il termine poteva essere travisato. E per una certa lettura anche immediate, probabilmente che andavano addirittura nella direzione opposta di cosa riteneva dovesse essere un percorso di ricerca Arquati. Poiché queste cose sono scritte con semplicità, cogliendo l'essenziale, direi in modo molto efficace nella prefazione del libro, è inutile dilungarsi molto su questo. Per me Gigi ha già scritto tutto quello che c'è di essenziale, per carità, parliamo di alcune cose su cui di quali abbiamo parlato molto, e questa era una di quelle. Certamente, visto che veniva richiamato prima, volevo non entrarci, citiamolo solo en passant, perché en passant è citato anche nel libro. Arquati ha sempre osteggiato quello che considerava un mito, però particolarmente resistente. Non entriamo qui ovviamente nel bilancio storico o sul contributo intellettuale di figure che restano comunque grandi figure di riferimento del rinnovamento del marxismo in Italia degli anni 50 e 60, come indubbiamente fu Panzieri. Però Arquati contestava un mito particolarmente resistente a Torino, soprattutto, del Panzieri, per così dire, inventore della conricerca, no? E Panzieri è dei quelli che erano chiamati gruppo dei giovani sociologi, Riesler e molti altri. Ha sempre rimarcato, io ho sempre trovato tutto sommato poco rilevante il distinguo che per molti è invece importante tra inchiesta e corricerca. Tutto sommato, per Romano, l'inchiesta era un momento sottostante della corricerca, quindi non è che fosse ostile all'inchiesta, no? Però chi ha in mente il suo modello, il suo approccio, che era costruito, come ossessivamente viene ricordato anche in questo libro, per differenti livelli di realtà, lo spiega molto bene Gigi nell'introduzione, l'inchiesta, come altre modalità del fare, anche l'inchiesta operaia, quindi quel momento separato in cui, diciamo, degli intellettuali, sociologi, militanti, anch'essi grandi figure, Riesler è stata una figura assolutamente fondamentale, voglio dire, nella mia città soprattutto, ma in generale, insomma, no? Certamente quest'idea di, come dire, di un'inchiesta, di uso degli strumenti dell'allora nascente, no? In Italia, parliamo di prima diffusione degli strumenti della sociologia, al fine di, come dire, acquisire conoscenza da incorporare nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nel movimento operaio, nella fattispecie, nel caso di Riesler,
all'interno dell'azione sindacato non era una cosa che Romano osteggiasse in quanto tale. Questo ci tengo a dirlo perché si rischia, secondo me, di, come dire, di dare adito poi anche dei fraintendimenti. La polemica era tutta politica rispetto all'idea che secondo Alquati fu osteggiata da una figura, comunque da colui che fu il principale motore propulsivo dell'esperienza dei Quaderni Rossi, che era Panzieri, però osteggiava l'idea di una ricerca operaia radicata dentro la classe, la composizione, quella composizione di classe, con finalità di organizzazione politica diretta della classe. Ma voi capite che si trattava di un dissenso anzitutto politico, di valutazione sulle potenzialità effettive di organizzazione autonoma a partire dalle lotte di quella classe rispetto a visioni che erano differenti. Chiudo qui la parentesi perché se no parliamo di questo, non credo sia tanto il caso. No? Altra cosa importante. Alquati dice, tutto sommato, io non ho inventato nulla, non ho inventato il termine con ricerca, siccome invece qui qualche primogenitore invece sarebbe corretto, per una ragione molto banale, dice il termine fu introdotto in Italia essenzialmente da uno dei grandi della sociologia italiana, Alessandro Pizzorno, che si ispirava soprattutto a un certo tipo di ricerca di comunità propria della sociologia americana, particolarmente al testo di William Lloyd Garner su Yankee City, sugli studi di comunità che arrivarono in Italia, lo stesso Pizzone, comunità e razionalizzazione sul centro di Rescaldina, in Lombardia, poi si ispirava a quella tradizione. Però è vero questo, però è anche vero che tutto sommato a Romano ci arriva soprattutto attraverso lo scambio proficuo con Danilo Montaldi, che non usava l'espressione con ricerca, usava, ma fu poi lui, Alquati, con il suo gruppo, che era una sorta, come egli stesso lo definiva, di fronda, piccola fronda militante rivoluzionaria, all'interno, diciamo, ai margini delle istituzioni del movimento operaio e abbastanza ai margini anche dei Quaderni Rossi, diciamo, più o meno incluse. No? Furono loro a provare a portare quel tipo di dibattito. Questo merito gli va anche riconosciuto. Però sto facendo tutto questo tiro di parole per dire una cosa fondamentale sull'importanza di questo libretto. Potrei sbagliarmi, non conosco tutto quanto è stato pubblicato da scritto da Romano, ma mi risulta che non vi siano altri testi in cui Alquati metta le mani e i piedi sul piatto, che ci, come dire, che provi anche ad articolare, a dare una, come dire, una per quanto aperta, con tutte le avvertenze tipiche sue, processuale, aperta, flessibile, da operazionalizzare in modo differente a seconda del eccetera eccetera, però comunque prova a dire cos'è questa con ricerca, no? Prova a dargli una qualche formalizzazione. Non fosse altro per questo, questo libretto è prezioso, secondo me, poi prezioso nei limiti ovviamente di chi si interessa di queste cose, no? Mi sembra importante anche situarlo quando venne, no? Perché in realtà è già stato detto, corrisponde alla trascrizione parziale di un seminario che avrebbe tante puntate, che venne condotto all'inizio degli anni 90 e doveva essere una con ricerca sui cosiddetti comunicanti. Io questo non entro troppo nel merito, no? Diciamo, perché si parlava molto di cos'erano questi comunicanti, no? Ah, prima di tutto, già stato detto prima, diciamo, Romano si relaziona con una composizione che ha alcuni punti di condensa. Uno di quelli importanti era Radio Blackout, ma c'era il problema, era questa radio tuttora esistente, molto diversa da quella versione. E c'era un dibattito su cosa voleva dire una controcomunicazione.
o una comunicazione contrapposta alle forme uniche ritenute unidirezionali di informazione. A Torino era appena nata la facoltà di scienze della comunicazione, c'era un investimento importante, voi capite che questo, per come eravamo fatti un po' tutti, lui secondo più di tutti noi diceva andiamo a vedere cosa succede dentro questi processi, perché si iscrivono in massa a questa scienza della comunicazione, cosa trovano, qual è l'investimento, qual è l'aspettativa anche come dire, di arricchimento, di insomma cosa ci si attende. Fu una cosa prerogativa importante che l'esistenza di una radio, di centri sociali, tutto sommato dava almeno sulla carta la possibilità di avere dei cosiddetti militanti. È la cosa più importante di tutte, che distingue questo approccio. Non è una presunta orizzontalità, sono tutte cose ben descritte, ma è di fondarsi sul ruolo centrale, di cerniera dei militanti politici. Questo è un punto cruciale. Qualche era lontanissimo dal pensare, e questo era il classico modo facile per travisare il termine, no? La con ricerca diamo la parola alla classe, diamo la parola ai soggetti e da lì esce fuori la verità, che non era un tema, adesso capisco cosa volevi dire e tutto, però facciamo attenzione, ecco, perché è vero, non interessava l'ottenimento della verità, perché l'obiettivo di una ricerca è la trasformazione della realtà. Allora, forme però di verifica empirica, un'attenzione ossessiva per la scientificità del metodo. Ecco, non vorrei che il rifiuto della ricerca della verità si trascinasse dietro invece un'idea del tutto fuori luogo su una ricerca di scientificità, ma che voleva dire soprattutto una ricerca di un controuso degli stessi strumenti delle scienze sociali disponibili. Questo era un altro punto molto importante. Ligi nella prefazione, dicevo prima, ha già scritto tutto, o quasi, insomma, i punti distintivi essenziali della con ricerca in Romano Alquati. Poi te ne viene usato anche da altri, noi ci siamo dei copyright, insomma, no? E quindi anzitutto il suo essere essenzialmente una forma, usate molto stile della militanza, ma diciamola il modo stesso della militanza. Per Romano l'idea della militanza politica era essenzialmente la con ricerca, che la chiamasse così o meno, insomma. D'altra parte era abituato anche a dire i militanti, quelli veri che hanno sempre fatto, quelli che hanno fatto militanza, ma in qualche modo, che ne fossero consapevoli o meno, hanno sempre in qualche misura fatto con ricerca, hanno sempre in qualche misura adoperato anche da ricercatori scalzi, e magari senza il libro, nel senso senza un robusto apparato scientifico, metodologico alle spalle, eppure hanno applicato metodi e modelli della ricerca sociale volta a produrre trasformazioni. E questo mi sembra l'altra cosa fondamentale. Cosa fare? Dire di più di quanto c'è in questa prefazione è difficile. Quindi io vorrei ricorrere a un espediente che di norma è anche un po' scorretto, che però, lo dicevo prima, è utile, qualcosa l'ho già detto, per situare questo libro nello spazio e nel tempo e per evidenziare alcuni punti. Poi do la parola e prendo la discussione, perché davvero non è che abbia grandi conclusioni o suggerimenti o punti su cui focalizzare l'attenzione. Io ero uno di quei giovani richiamati nel testo, non ero tra gli organizzatori del seminario, sarebbe stato interessante, doveva venire, c'era insomma chi lo organizzava, molti di voi lo conoscono, soprattutto era Guido Gorio, però insomma diciamo era uno di quelli a cui si rivolgeva col suo, come dicevo prima, abituale registro pungente, che non invogliava certo a frequentarlo con assiduità, perché ti metteva in difficoltà, no? In continuazione di fronte a delle contraddizioni, e il suo metro sostanzialmente era anche quello, la sua pedagogia era anche quella, insomma. L'applicava anche a se stesso, non è che fosse come dire, una cosa come dire,
snob dedicata, insomma, per cui è una buona parola per tutti, è un modo di procedere di cui quel testo è intriso, no? Cioè, anche quanto dicevi prima, la con ricerca non finisce mai. Voi capite, è un piccolo problemino, perché noi eravamo abituati abbastanza a considerare prima del seminario, ma tutto sommato anche dopo, per quanto mi riguarda, la pratica di con ricerca come una delle forme, non come la forma della vita. Insomma, dire non finisce mai, perché pone in continuazione nuovi livelli, pone in continuazione nuove sfide. Quando realizza dei risultati trasformativi, vediamo poi magari anche in quale senso, un secondo dopo il padrone te l'ha già mangiato e devi riprendere da capo oppure riportare la contraddizione a un livello ancora più alto, alla conquista di quel, non entro su questo perché vuol dire aprire una parentesi che non finisce più, ma di quello che chiamava il medio raggio. Io qui lo banalizzo in un modo davvero non proponibile, ma nella sua rappresentazione della realtà sociale del capitalismo. Insomma, per Romano il capitalismo era organizzato secondo livelli di realtà gerarchicamente ordinati. I livelli superiori erano le famose invarianti del capitalismo, il dominio e l'accumulazione. I livelli inferiori, chiamiamoli per velocità, le strutture, poiché il suo modello aveva qualcosa della stratigrafia di Brodel, per chi la conosce, insomma. Abbiamo la vita quotidiana, i processi sociali, i momenti concreti, anche la militanza di base. Usiamo questo modello, trasponiamolo secondo l'oggetto del nostro ragionamento. E cos'era questo miglioraggio? Era il livello cerniera, però quello in cui iniziano a modificarsi cose sostanziali del sistema. L'ho detto malissimo, se non mi vediamo più. E la cosa importante però da cogliere in questo senso è che mentre tutto sommato dal punto di vista dell'agire, della prassi, quello che lui chiamava il percorso ufficiale, ossia la logica e il modo di procedere della gente, della soggettività capitalistica, il soggetto capitalistico, come dire, è ciò che sta in alto che struttura ciò che sta sotto. È la logica del dominio e dell'accumulazione che struttura, certo, con ambivalenza, triti, a cui lui dedica tante, molta attenzione, ma procede, per così dire, dall'alto verso il basso. La con ricerca, chi vuole fare contropercorsi e cambiare qualcosa di significativo della realtà è costretto a fare il percorso opposto. Deve radicarsi in basso, in qualche luogo. Attenzione, radicarsi è una parola chiave di questo approccio. Scegliere un luogo che sia baricentrico, un luogo da cui sia possibile, perché contiene in sé, anche se oggi non si vedono, per questo si usava tiepido, perché non sapevo trovare un'altra parola, insomma, si vedono delle potenzialità, delle ambivalenze possibili di venire, da cui però è possibile attraverso la con ricerca, ossia un lavoro politico di cerniera tra questo livello base e il medio raggio, l'organizzazione effettiva della società capitalistica, questa era la con ricerca. Ma attenzione, chi era la cerniera tra questi livelli? Il militante. Quindi la ricerca, la con ricerca per Romano era sempre una cooperazione tra specialisti. Lui non rifiuta lo specialismo, questa è una cosa fondamentale. Poi non li chiama così, lo specialismo gli dà anche fastidio, il discorso ci porterebbe lontano. Chiamiamoli dei controesperti, chiamiamoli dei ricercatori sociali con un minimo di capacità, competenze e conoscenze anche codificate, un po' sedimentate anche di tecniche. C'era sempre una cooperazione tra questo livello, tra i militanti politici di base, ma però radicati in un luogo e quindi con agenti collocati anche a livello della realtà quotidiana, a livello inferiore di realtà, perché si trattava di farla salire con una cooperazione organizzata. Queste mi sembrano le cose fondamentali da richiamare di quell'approccio, insomma, no? Gigi nella prefazione evidenzia una cosa importante:
Romano negli anni 80, 90 del secolo scorso, perde un po' questa dimensione, che era quella di, distintiva. Al di là che poi si sia fatta o meno la ricerca negli anni eroici famosi della Fiat, dei governi rossi di classe operaria, magari ci torniamo su questo. Però la dimensione era presente, la compresenza di queste, di questi attori che abbiamo indicato prima, e la possibilità di riconquistarlo, questo famoso medio raggio, termine che lui riprende da un grande sociologo, Merton, ma lo prende con dei soliosi peculiari che richiamano certo le teorie del medio raggio di Merton, però insomma, è chiaro che stiamo parlando anche di questo. Perde questa dimensione, però va detto una cosa, nei primi anni 90 mi sento di dire che Arcuati si riavvicina alla dimensione politico-militare, come eravamo in fondo noi. Viene un po' sfidato, qualcuno va anche a stanarlo probabilmente, qualcuno di quelli che organizza il corso con cui avevamo dei rapporti. Parliamo di numeri piccoli, non cercava un consenso di massa, ma quel seminario nacque così, tutto sommato. Nacque dall'idea del... Io ero uno che, Romano del resto lo conoscevo già, ho già frequentato i suoi corsi. Con qualcun altro andavamo ogni tanto a trovarlo a casa sua, rompendogli le scatole, quasi sempre per chiedergli cos'era la conricerca. O meglio, non cos'era, come si faceva la conricerca. Come si fa? Spiegaci, Romano. Allora, non è che, cioè, ovviamente un po' scotteva, però non è che si sottraesse a questo compito. Cioè, io la richiamo non perché sia bella come intervista, ma per dare il senso della situazione. Trovate su un numero di Macchina, la rivista, una sezione, uno scavi, si chiamano scavi, uno speciale dedicato a Romano Arcuati, in cui è contenuto un'intervista di due ingenui e candidi studenti che vanno a intervistarlo a casa chiedendolo esattamente ma cos'è questa ricerca. E però attenzione, quelle risposte che trovi anche in quell'intervista apparente, trovi molto di quello che pensava del tema, insomma, no? Allora, qui la faccio breve. Leggete il libro, è inutile riassumerne i contenuti, no? Ci sono delle parti di inquadramento procedurale, ci sono, come dicevo prima, entra anche in aspetti tecnici, non solo metodologici, sia di metodologia della ricerca, sia di tecniche di raccolta, di osservazione, di organizzazione dei dati. Ecco, e io voglio però portare una cosa che è tutta autobiografica, che è obbligatoria né per nessuno di voi, probabilmente quelli che erano con me in questo seminario l'avevano vissuto in modo completamente diverso. Insomma, no? E la mia reazione all'epoca fu quella di rendermi conto, dopo un po' di lezioni, che non esisteva un mitico apparato sistematico di tecniche specifiche che qualificassero in modo distintivo questa. Non era quello l'aspetto fondamentale. Per me fu la scoperta più importante. Non si trattava di fare una ricerca democratica, partecipativa, con degli strumenti, come dire, con dei trucchi del mestiere, insomma, no? Ma che il centro del ragionamento stava da un'altra parte, stava nell'intenzionalità, nella postura politica, attenzione, nel metodo organizzativo del ricercare. Cosa su cui si riflette tantissimo anche nel libro, nella capacità di impostare le domande, di scegliere le domande e il problema, insomma, no? E nella cooperazione, come dicevo prima, organizzata di cui la più importante, di figure diverse, a cui il più importante però è i militanti politici. Insomma, non c'era nessun arcano dietro l'idea di Conricerca, Vittor Odio, nessuno scostamento da quanto ci si dovrebbe in realtà attendere da ogni buona ricerca sociologica. Perché il modello che descrive anche Arcuati, a quell'epoca utilizzava molto il confronto, lo trovate anche in questo testo, con il grande della sociologia dell'organizzazione, non solo, l'ha detto Herbert Simon, no? Però non è così diverso da quello che dovrebbe essere in teoria fatto in ambito, dicevo, di una normale ricerca sociale di qualità, che poi normalmente non sia così, è un altro discorso, insomma, no? Che normalmente gli scienziati, anche sociali, siano molto bravi a raccontare un mucchio di
di balle in cui i conti tornano sempre alla metodologia a cui dedicano 4/5 del tempo utilizzato per le presentazioni dei loro lavori di ricerca, siano la parte di questo che siamo tutti abbastanza consapevoli, i conti vengono sempre fatti tornare, però insomma non è che distinguesse qualitativamente questo aspetto. Certo, Romano predilige ad esempio tra le tecniche di raccolta e organizzazione dei dati, predilige, diciamo, tecniche di tipo qualitativo, indubbiamente. Federico, non è che escludesse le altre, tutto sommato non era un integralista, neanche da questo punto di vista. E tutto sommato, cosa che può anche apparire sorprendente se pensano ad alcuni passaggi dei suoi libri, in realtà lui ci dice esplicitamente in quel testo: io vorrei fare, come dire, un processo, una corricerca che si collochi al confine tra artigianalità e industrialità. Il che vuol dire fare i conti anche con gli strumenti, tra virgolette, del nemico, della scienza sociale utilizzata capitalisticamente per fini completamente diversi. E questo è, capite, perché arrivava una serie di idee, parlo di me in quel caso, no? Precostituite, era molto sfidante. Io non vorrei andare molto avanti con questo. Diciamo che a fare la differenza qui non erano tanto le tecniche e i modelli, ma una loro data curvatura, un uso per fini diversi. E certo, con un'attenzione particolare, che rispetto a una ricerca sociale il cui fine è magari, è una triade che usa anche lui peraltro, insomma, no? Descrivere, spiegare, usa simulare nel senso previsionale del termine. Però per noi simulare non vuole dire, come dire, disegnare degli scenari alternativi, vuol dire anche quello, ma non ci basta. La simulazione è una simulazione trasformativa, vuol dire che l'ipotesi su cui lavori, la conoscenza, il differenziale di conoscenza che sei stato in grado di produrre attraverso questo lavoro, deve essere in qualche modo trasformativa. Va detto però almeno in un duplice senso, questo vorrei sottolinearlo. Ovviamente l'intento è sempre stato trasformare la realtà, trasformare cose importanti. Però qui entra anche un aspetto importante di quello che secondo me è corretto chiamare il riformismo di Romano Conti. Perché anche il conricercante si trasforma nel suo triplice ruolo. Per Romano è molto importante questo aspetto, in cui lui ti dice: certo, usiamo le tecniche, c'è un'attenzione, poi sono passati 30 anni, abbiamo avuto un salto pazzesco anche nelle tecnologie, non solo nelle tecniche di raccolta, utilizzo, profilazione dei dati, di estrazione delle variabili. Vedo che nel testo fa vagamente riferimento, per esempio, ai pacchetti software per la trasformazione in dati quantitativi, contenuti testuali e qualitativi, no? che hanno avuto uno sviluppo pazzesco. Figuratevi oggi con la possibilità di usare i social network, i contenuti in rete, i fatti della ricerca. È una frontiera, per cui se qua qualcuno effettivamente volesse impegnarsi in questo, deve tenere conto di questi nuovi livelli raggiunti, anche dalla possibilità. Ma quanto era tantissimo. Solo diceva, io la banalizzo, stiamo noi a doverli usare, non loro usarci in qualche modo, dobbiamo ricavarne potenza, non rinunciando a quegli aspetti, come dire, di ricchezza che rimangono all'immaginazione, alla capacità di, alla scelta delle alternative, ma come dire, con una capacità di osservazione, di ipotesi, che dobbiamo tenerci per noi. Io adesso l'ho detta malissimo, ma cos'è il succo di questo riformismo? È che anche dentro processi di ricerca, processi di formativi, anche abbastanza canonici, per quanto collocati ovviamente, adesso situati, insomma, non esageriamo da quel punto di vista, però questo obiettivo dell'arricchimento, del potenziamento della capacità dei militanti era comunque un obiettivo importante. Così come dal suo punto di vista l'arricchimento delle persone nei percorsi formativi era comunque una condizione necessaria anche solo per poter immaginare una fuoriuscita o anche solo la trasformazione di cose importanti.
La con ricerca è un po' tutto questo. Mi date ancora un minuto? No, allora non ho problemi. Io parlo poco, dice voi. Ma quanto ho già portato mio nonno, ragazzi, ho già detto, basta, scusate, davvero, non mi ero accorto. Allora, una cosa sola, allora, dai, una cosa sola, perché qualcuno può dire, ma poi questa con ricerca l'avete fatta? Dopo aver... alla fine del libro, no? Dopo aver... quella sui comunicanti. Quella sui comunicanti di cui si parla sul libro. Allora, la domanda è retorica, perché è quasi implicito in quanto detto finora. No, non è stata fatta. E ci tengo a dire anche qua, sto su un registro autobiografico, perché qua ti provo ad andare a prendere, non so se tutti, ma alcuni, uno a uno, scrivendoli anche a casa e proponendogli dei percorsi concreti, scrivendoli anche alla fine. Sei sicuro di aver meglio da fare? Allora, io dico questo non per ragioni veramente, ma perché in questo sei sicuro di avere meglio da fare c'è tanta parte della risposta del perché si sia fatta poca, o come scrive accuratamente Gigi, il numero di volte in cui è stata evocata è inversamente proporzionale a quanto sia stata effettivamente praticata. Però a me non va di smitizzare questo aspetto. Alquati non lo mitizzava. Rileggetevi la prefazione, se si trova in giro, sulla Fiat e altri scritti, in cui lui stesso dice cosa fu la mitica con ricerca la Fiat degli anni 60. Fu un abbozzo, lo disse chiaramente, non riuscimmo mai a raggiungere il livello dell'operaio collettivo. Facciamo delle interviste parziali a singoli militanti e fu un modo per arrivarci, poi per ragioni in cui lui dà la sua spiegazione. Allora, io non credo, e il motivo, e chiudo il cerchio, non credo sia corretto che chi ha vissuto questi passaggi, rendendosi conto poi della difficoltà che è anche insita, perché non sta vendendo, dai, questo libro non vende un percorso facile. Sta chiedendo la dedica, guarda, la militanza e fare con ricerche è anche noioso e anche presuppone rompersi le scatole, tornare in continuazione sulle proprie ipotesi, dura 15 anni come minimo, dura capisci, non è che fossimo, lui stesso azzecca, azzarda anche delle ipotesi, perché poi questi militanti, ma c'erano quel tipo di militanti? Qual era la risorsa scarsa di quei processi? Le domande? I luoghi baricentrici, col senno di poi quella sul comunicare forse non era proprio un'ipotesi così forte. Non lo so, sono tutte domande consegnate al presente. Io però penso che il modo migliore sia non lasciarsi di affrontare questi temi, sia di non usare questi come manuali. Se qualcuno lo prende e dice io parto, cioè vanno letti, studiati, va preso quello che serve, questo è il mio punto di vista ovviamente. No, quello che serve va applicato, va usato quello che serve, ma non applicando quello che trovi scritto, ma cercando proprio di impadronirsi soprattutto di questi aspetti di fondo, di metodo, di postura e di impostazione, se no non si andrà mai avanti. Chiudo questo, è un grandissimo rimpianto, quegli anni. Ero uno di quelli a cui era stato inviato il famoso papo dicendo sicuro di avere niente da fare, non risposi pure, ma non era questo rimpianto. Io credo che se nel libro Romano parla molto, siete tutti bunkerizzati per gruppetti, per identità parziali, e per lui era anche un oggetto di studio, perché l'identificazione, no? È un tema così importante. Non è che si sia fatta molta strada nei decenni successivi, se non fosse uno svuotamento progressivo degli stessi ambiti che potevano, in cui che a me sembrano oggi abbastanza ridotti al minimo. E però le generazioni cambiano. Io sono convinto che negli ultimi 2 o 3 anni, non ho elementi, come dire, razionali per affermare questo, stiamo vivendo delle rotture forse più profonde di quanto oggi non ci stiamo rendendo conto, e sono anche generazionali. E quindi io credo sia giusto che di questo libro si appropriino le persone che hanno anche il diritto di inventare dei percorsi e di usarlo secondo la loro soggettività, sensibilità. Il grande rimpianto di non aver fatto questo, di non aver dotato, e questo penso sia un tema importante, di strutture vere, di che avessero un minimo di mezzi, senza fare qui il feticismo dell'organizzazione dei mezzi e degli strumenti, ma non aver costruito, come dire,
strutture più solide che emancipassero dall'eccessiva precarietà quelli che potevano essere percorsi effettivi è stato un gravissimo errore di quelli che seguivano quel seminario, secondo me. E andava fatto allora. Chiudo di nuovo stando su un registro autobiografico. A me 3 anni dopo mi offrono di lavorare facendo un'inchiesta sulle periferie a Torino su quello che iniziava allora a chiamarsi precariato, 96-97. Oh, feci qualcosa come 70-80 interviste, mi pagarono per farle, no? Ma cosa avevo dietro? Una struttura più o meno capitalistica, insomma, però strutturata come un'impresina, che però dava continuità, strumenti, metodi, e non aver mai pensato in quell'ottica lì, secondo me è stato un... Che non vuol dire che qualcuno però non possa pensare di farlo molto meglio, con strumenti molto più avanzati, usando attuati per quello che serve. Poi, insomma, anche questi testi invecchiano adesso, diciamola tutta. Non è che possiamo pensare che tutto resti mutato. Io mi chiedo scusa, davvero, soprattutto che dovrà parlare dopo, perché c'hai tolto un po' di responsabilità. Grazie mille, no, c'è subito la parola. Sì, adesso però vorrei che voi provaste a situarvi nella mia situazione, no? Da un lato Gigi ha scritto, come l'ha sottolineato bene Salvatore, quasi tutto quello che si può dire di questo libro. Salvatore ha detto tutto quello che si poteva dire. Voi capite che io sono in un interstizio poco piacevole, cioè tra Salvatore e Gigi. Tra l'altro sono molto più titolati di me a parlare di Arquati, che l'hanno conosciuto. Gigi molto bene, Salvatore nei modi che ci ha raccontato. Quindi, insomma, devo porre una bella domanda. Che cosa aggiungere a quello che ha già detto Salvatore e quello che dirà Gigi, che comunque in parte ha già scritto nella... Non è facile rispondere. Io vorrei provare però a rompere il ghiaccio con me stesso dicendo che ancora una volta questo libro mi ha profondamente stupito. Cioè, come ogni volta che io apro un libro di Arquati, perché sono stato anche meno attento a dire a leggerlo, non sono stato un suo allievo, questo è un libro che secondo me ti mette, diciamo, ti produce un'aspettativa e delude. La delude per la ragione che ha già detto benissimo Salvatore, quindi sono un po' costretto a ripetermi, perché uno si aspetta di trovare in quel libro una risposta a una domanda, cioè la domanda, no? Le mille pistole, si dice, che cos'è la ricerca? Non c'è risposta a questo in questo libro, non c'è. E il titolo in realtà te lo anticipa, te lo dice, perché si intitola Per fare con ricerca. La risposta è quel fare, no? Con ricerca è un fare, non è qualcosa che si può, come dire, organizzare in un manualetto. E questo è un paradosso, perché quello che in un certo senso vuole essere questo libro è proprio un manualetto, vuole essere una macchinetta, uno strumento per fare con ricerca, ma in realtà lo scoprirete leggendo, qui Romano fa, non dico scrive, perché come ancora una volta Salvatore ha sottolineato molto bene, questo è un libro che riporta un'esposizione orale e se ne sente tutta la trama, diciamo, la grana, no? Questo modo, in questo libro in modo particolare si sente che è appunto, no, costituito da una serie di lezioni che si pronunciavano di fronte agli studenti. Sottolineo studenti perché c'è anche questo, diciamo, stavo per dire profumo, forse è meglio dire questa puzza stantia dell'aula universitaria, eh? C'è un po' questo, secondo me. Questo libro si sente che Romano è un po', come dire, limitato dal fatto di essere all'interno dell'università, perché lui dentro l'università non viveva, come dire, con grande agio, no? Non era il suo... Mi ricordo dove, se in questo libro, se in un'intervista che Gigi ha realizzato, o chissà dove, ma, insomma, lo dice proprio in maniera esplicita. Io non ho voluto fare carriera universitaria, perché l'università puzzava di baronia, di clientela, di...
E quindi c'è in questo libro questa tensione, no? Da un lato il grande privilegio di parlare a una platea di giovani, sicuramente si sente che c'è questo desiderio da parte di Romano di farlo, seppur anche un po' con i suoi fastidi, no? Allo stesso tempo, tutta, a me è tutta una ricostruzione mentale, perché non c'era quell'arma. Poi dopo voi mi direte quanto questa ricostruzione è attendibile. Al contempo, insomma, la fatica di stare in un luogo che, come anche prima dicevamo, non era di per sé un luogo in cui si poteva progettare l'autonomia, no? L'autonomia, la soggettività autonoma, ma che anzi tendeva ad avvilire quello che lui amava, cioè il sapere, la conoscenza. No? Lui è molto legato a questa idea che il sapere e la conoscenza potessero in un certo qual modo potenziare, no? Le capacità umane, e mettere nella condizione di immaginare un'alterità, qualcosa di diverso, di nuovo. Ecco, questo quindi è un manualetto in cui Romano Alquati si sforza di ragionare in termini metodologici e tecnici. Quindi uno dice la con ricerca è la negazione di questo tipo di atteggiamento, no? Nella Vulgata la con ricerca è abbandonare il rigore metodologico. È come dire far parlare l'inchiestato, no? Far parlare colui che viene smettere di portare quel sapere esperto universitario che rischia di essere paternalistico, che rischia di essere di collocare la soggettività che viene studiata in una posizione di subalternità, no? Quindi uno pensa alla con ricerca esattamente il rifiuto di tutto questo. In certo senso il tentativo di produrre il sapere dal basso, come poi molte volte no, ci siamo detti, non il tentativo di... Ecco, la vera questione straordinaria di questo libro è che Romano ci sta dicendo dobbiamo trovare il modo di fare, di costruire la ricerca, l'unico modo che abbiamo è di praticarla. No? E questa è secondo me la sua grande vocazione. E poi, però... Nello stesso tempo ci dice non possiamo farlo senza dotarci di una certa capacità analitica, no? Per esempio c'è tutta una parte dedicata alla selezione delle variabili, no? E quali variabili dobbiamo? Sono le informazioni che noi traiamo, no? Scendendo sul campo a indicarci un sapere rispetto alle questioni, e quindi quel sapere ci può permettere, visto che ci ci turba, allo stesso tempo ci permette di vedere le cose in modo nuovo, di selezionare ciò che effettivamente può servire a costruire un progetto, un progetto di ricerca e quindi anche un progetto di... Perché a un certo punto mi ero, leggendo il libro, ho detto, cazzo, finalmente qualcosa di molto, non sono segnato, solo lei, di molto applicativo, di molto applicato, di molto... A un certo punto Romano dice... sì, perché il con ricercare non lo trovo ovviamente, sempre mi accade, devo andare a memoria. Il con ricercare è applicazione. No? Dice, allora, finalmente qui adesso ci spiega che tipo di applicazione, no? Necessita. Ma se vai avanti, dice l'applicazione di saperi scientifici che producono nuovi saperi scientifici. No? Quindi, in un certo senso, questo libro non mi ha tolto, no? Quell'elemento di opacità che speravo, no? In un certo senso di ridurre leggendo questo libro, perché il tema del con, no? Che è la questione fondamentale, no? Con ricerca, dove sta? Abbiamo detto il gesto con, anche quello che ha raccontato prima, no? L'idea di tracciare delle relazioni, di tracciare delle relazioni nuove, di spostare e trasformare la realtà, no? E farlo insieme a chi, diciamo, non solo chi partecipa alla ricerca, ma anche chi in un certo senso è oggetto di quella ricerca, no? Costruire queste circolarità, no? Tutto questo, no? Mi aspettavo di trovarlo qua. Lo si trova tra le righe, cioè come diceva bene Salvatore, bisogna sapere estrarre delle... Ci sono tantissime di queste perle, non so, no? Però le dobbiamo tirare fuori, non sono lì pronte per essere mangiate. Dobbiamo tirarle fuori. Con dei passaggi fantastici. Ce n'è uno, per esempio, a pagina 37, no? In cui dice
punto. Ripeto, sottolineando, processualità aperta del con ricercare. Quindi primo grande insegnamento metodologico è una processualità aperta, la con ricerca non si può definire una volta per tutti, perché è questa apertura, che è l'apertura della militanza. E qui si apre una questione: cosa vuol dire fare militanza dal sapere universitario? Una questione personale, per esempio, no? Quindi non è facile dare una risposta, cioè in che modo si può fare militanza nel momento in cui si è parte di un'istituzione reazionaria come l'università? È una prima questione che questo libro in parte ti aiuta ad affrontare, ma non a risolvere. Quindi processualità aperta, ed è bellissima la cosa che dicevi tu all'inizio sulla... Quando è che finisce una tua ricerca? Non finisce mai, ovviamente, no? Ma qui c'è un'assonanza, secondo me, difficile da cogliere, ma io sono sicuro, un po' in maniera un po' presuntuosa, che qui c'è una questione legata alla sua, al suo rapporto fraterno con Rozzi, cremonese psicoanalista, suo amico, perché uno dei testi di Freud più intriganti è proprio quello che si chiede: quando finisce un'analisi? Un'analisi finisce o non finisce? Questa è la stessa questione che Romano porta dentro il tema della ricerca. Poi un'analisi è una sorta di ricerca, no? Che si fa, diciamo, in questa circolarità tra analista e analizzato. E allora c'è il problema del taglio, cioè quando è che si deve tagliare quello che si è saputo, quello che si è conosciuto, quando è che è sufficiente a dire, allora uno potrebbe dire, ma certo, quando quella realtà è stata effettivamente trasformata, cioè quando si è, no, innescato un processo che ha trasfigurato, trasformato, modificato quell'oggetto di, diciamo, di indagine che avevamo posto all'inizio. Ma questa è una finta risposta, perché quel tipo di trasformazione c'è sempre e comunque, non basta. No, ma guarda, io mi vedo, se un po' più se vuoi, non c'è problema. No, perché ti defini? Ok, quindi ripeto, sottolineando, processualità aperta del come ricercare, quindi in una sola, diciamo, in tre parole c'è già molto, ma non è finita. E contro la processualità limitata e governata e l'innovatività limitata e governata proprio del capitalismo. Vedete, qui c'è un punto, secondo me, fondamentale di chi fa ricerca, no? La maggior parte dei sociologi, comunque Romano è un sociologo, anche se aveva veduto molto più ampio, no? Io l'altra volta quando intervenni eravamo ancora dietro Scienze Politiche, in via, come si chiama? Dissi, in realtà Romano non è definibile. Non so veramente dove collocarlo, non è una, ed è la sua grande forza, probabilmente anche la sua grande, come dire, fatica, perché portare una posizione così, diciamo, ambivalente, per usare un termine molto caro a Romano e anche a Gigi, se ho letto bene il loro lavoro, non è facile stare in quella posizione in cerniera, non è che anche nella vita mi sembra, nella vita intellettuale, proprio la personale non conosco, in un certo senso realizzava. Comunque, qual è questa questione che lui pone? Pone che la ricerca capitalistica è una ricerca che serve a accontentare un committente, quindi una ricerca limitata e governata. La corricerca, proprio in quanto non capitalistica, è una ricerca che appunto è aperta, non può finire. Se finisce, finisce per ricominciare da un'altra parte, cioè non è che può essere, no, limitata, governata, non c'è un committente da soddisfare, non c'è un elemento di subordinazione a cui, no, in un certo qual modo assecondare o assecondarsi. Poi vado avanti perché il finale richiama le questioni sul feticismo, a me molto caro, che ringrazio di aver citato, e dice: e soprattutto liberazione della capacità umana dalla mercità e mercificazione. Questa è la vera condizione sine qua non. Quindi il fatto che, come dire, ci sia un atteggiamento, che poi è quello del militante, che deve informare la con ricerca, cioè non c'è con ricerca se non c'è questa condizione, cioè quella di sfidare da dentro apertamente questo tema, cioè quello del riportare ogni sapere, ogni conoscenza
era una misura, che è la misura che poi ci impone, che è la misura che poi internare un certo modo interpreta, no? E rende circolabile senza freni, senza cose. E c'è un'altra questione che vorrei provare così da portare nel nostro incontro. E qui lui cita, non è uno che cita molto, no? Quasi, forse anzi, cita quasi, però oltre a Simon c'è Baudrillard, non è questa cosa che lui cita Baudrillard, che da un certo punto di vista mi sembra il sociologo più lontano da lui in assoluto, eppure nel senso proprio dello stile, no? Lui, Baudrillard è uno che non posso dirlo al presente, ma che se la tirava, no? In un certo senso, no? Leggeva Lacan, faceva queste cose quasi incomprensibili, lo scambio simbolico della morte, invece ecco, Mann è uno che vuole dire, in un certo senso, rendere possibile la costruzione di un percorso, no? Però i percorsi non si rendono possibili semplicemente parlando chiaro, anzi, cioè, i percorsi si costruiscono proprio perché sono velati, cioè, come dire, si innescono processi di concatenamento, di desiderio, di lavoro, proprio perché, come dire, non tutto è già svelato. Quindi questo è un elemento del linguaggio di Acquati che secondo me è ovvio. Era anche pervaso da questa necessità di categorizzare un po' la realtà, di farlo con degli schemi, c'è anche questo, questo libro. In un certo senso, quell'elemento tecnico di cui abbiamo parlato più volte, abbiamo chiamato in causa più volte, è molto, molto presente, ma non risolve, cioè non è, capite bene, no? Io penso sia abbastanza, anche tra i più giovani, che, come dire, non è che serve più di tanto porre delle distinzioni tecniche per imparare a fare con ricerca, ok? Cioè, non è proprio un atteggiamento con ricerca, è un modo di sentire il mondo e di approcciarsi con esso, di prendere parte in un certo modo ai processi. Non è che puoi essere, non è che puoi risolvere la questione semplicemente adottando uno schema o una pratica che sia tecnicamente, non dico perfezionata, ma comunque organizzata, no? Eppure sono aspetti che lui non disdegna, non disdegnava, che in un certo senso è giusto discutere. Ancora una volta, forse, come più volte abbiamo detto, anche qui, no? Cioè il problema è quello di stare nel medio raggio, no? Cioè in fondo la ricerca è qualcosa che si realizza, come hai detto benissimo tu, no? In quello spazio così poco fissato, molto flessibile, molto elastico, tutto da cercare del medio raggio, no? Che poi è anche quella medietà che sta, come ancora una volta ha spiegato molto bene Salvatore, tra il calore già dissipato e il freddo del reale del capitalismo, cioè, ecco, lì dentro questo medio raggio si dicono molte cose secondo me attorno all'opera quotidiana e dentro la questione della ricerca. Che la ricerca non può stare né troppo in alto né troppo in basso, funziona se riesce a stare esattamente dove quell'alto e quel basso si coimplicano continuamente, no? Ed è per questo che è così difficile stare nella ricerca. Però voglio concludere per evitare dire delle sciocchezze, delle banalità, vi dico solo questo, che il termine ricerca e, se vogliamo, questo atteggiamento, questa pratica è ancora vivissimo. Molto viva, molto. Vengo da un convegno romano in cui, diciamo, la mia sessione, che un po' forse anche spinta dalle mie intenzioni, perché io insieme a una collega che si chiama Vincenzo Pellegrino, presiedevo. No. Abbiamo cercato di lavorare proprio su che cosa potesse voler dire oggi fare con ricerca, senza dire necessariamente aver presente la questione, ma
cioè la questione tecnica, ma avendo ben presente il fatto che in questo momento fare ricerca all'università è qualcosa che è profondamente abilente per chi effettivamente vuole, diciamo, svolgere la professione di sociologo, e che c'è la necessità di reinventare, di ricostruire il modo in cui il rapporto tra chi realizza la ricerca e chi viene in un certo qual modo, no, coinvolto in quest'ultima funzione. Cioè, è una cosa, guardate che la questione è complessa, va al di là di questo libro, nel senso che questo libro è incompleto, no? Mancano molte lezioni. Quindi probabilmente sarò molto contento di vedere anche i prossimi a lottare da continuare la lettura, no? Perché qui si ferma appunto su elementi più tecnici e metodologici, ma c'è un grande problema epistemologico e, se volete, anche come dire, deontologico, etico. Cioè, allora, io, va bene, voglio dare voce a chi in un certo qual modo coinvolgo nella mia ricerca, ma non mi voglio limitare a, come dire, a scrivere una serie di informazioni su di esso, voglio provare a trattare quel fenomeno in un certo modo, ma come faccio a non imporre, diciamo, appunto lo statuto di oggetto della ricerca a chi viene coinvolto nella mia attività? Perché il rischio poi è quello di mettere in bocca, di imboccare, oppure addirittura di inzuppare, no? Al posto di produrre autonomia dal basso, produrre capacità attiva, no? Cioè quella di insegnare a... D'altra parte c'è anche il problema opposto, cioè non posso neanche pensare che lui mi possa dire tutto, cioè lui a cui io rivolgo la mia indagine, no? Non è che mi può insegnare tutto lui. È chiaro che c'è, come dire, una coimplicazione di sapere tra chi sta dentro il fenomeno e chi lo vuole interrogare e studiare, ma non si può pensare di risolvere. E l'unico modo, no, che abbiamo è quello di fare una cosa, c'è, ma è tutta da fare, tutta da fare. Basta. Grazie, c'è questo rovello del con, mi ricordo che un paragrafo della tua introduzione inizia con il con di Corricè. Mi riferivo esattamente a io, quello che sì, so, mi sta anche l'orario. Va bene, allora di alcune cose, ma per una volta faccio il Salvatore, quindi dico che premetto che Elia, Salvatore e Federico loro si hanno detto, diciamo, sostanzialmente tutto quello che, tutte le cose importanti che c'erano da dire. Quindi io mi limito ad alcune cose, probabilmente ripetendo quello che è già stato detto o quello che c'è scritto sul libro, e in ordine sparso. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che questo libro va acquistato, che dire, non è un libro facile, ma soprattutto va letto, va studiato e va utilizzato. Ed è un libro, questo veniva già ampiamente sottolineato, che perché avesse un po' di familiarità con altri testi di Alquati, è un libro che si presta molto di più a una, diciamo, a una operatività, si presta molto di più alla pratica, anche dal punto di vista del linguaggio. Chi diciamo di voi avesse avuto la sventura di imbattersi come prima lettura nel libro di straordinaria importanza, ma inutile negarlo, di straordinaria complicatezza sulla riproduzione della capacità umana vivente, beh, qua trova un altro testo. Il linguaggio rimane sicuramente ostico, non è un linguaggio fatto per piacere, per compiacere. E a tratti ho sempre avuto l'impressione che Romano volutamente anche scrivesse in questo modo, scrivesse male in questo modo. No, come poi è evidente, c'era anche una grossa differenza tra chi aveva avuto l'occasione di sentire Romano parlare, che era proprio cristallino, e il modo di scrivere di Romano. Perché Romano in qualche modo, questo lo diceva già Federico, ti metteva continuamente alla prova. No, era proprio il suo metodo, non
diciamo, sì, diciamo nelle prime occasioni dava il peggio di sé, cioè, proprio era urticante, era ostile, e poi diciamo chi aveva la costanza di non fermarsi a quel primo momento e andava avanti, invece poteva lì, diciamo, trovare tante altre cose. E questo libro, essendo il frutto di un parlato, una trascrizione, mantiene sicuramente quella struttura linguistica, ma diciamo si evidenzia, diciamo, no, un'immediata utilizzabilità, alterna anche registri differenti, attenzione, ci sono dei momenti di teoria anche in parte oscura, e ci sono poi dei momenti estremamente pratici, quando lui entra nel merito di quali sono le tecniche, diciamo, dell'inchiesta, e quindi parla del colloquio in profondità, dell'intervista, dell'osservazione partecipante, fa degli esempi molto pratici, molto concreti di vita quotidiana. In particolare ci sono delle pagine secondo me molto belle su cos'è l'osservazione partecipante, in cui dice: ma immaginiamo che vado a una festa di Radio Blackout, che era appunto la neonata radio dei centri sociali torinesi, e gli spiega che cosa bisogna osservare. Quelli ballano i concerti Bob Marley, io non capisco perché Bob Marley piaccia così tanto, ma quello è un tema comunque da capire. Allora, dal modo in cui quelli muovono il bacino, comunque muovono il culo, io posso ricavare tante informazioni variabili che sono utili nello sviluppo del percorso di inchiesta, e quindi di ricerca. Poi parlo, e poi perché uno si comporta in un modo, e poi perché uno si comporta in altro. Quindi sono proprio, è proprio un in questo senso è un volume estremamente prezioso, estremamente unico, estremamente formativo. È un volume faticoso, e anche questo veniva ampiamente detto, come perché era romano ed è romano in quello che ci ha lasciato, estremamente faticoso. Faticoso perché in qualche modo faticoso come metodo, cioè nel senso che lui aborriva qualsiasi soluzione precostituita, cioè Romano, ecco, era proprio antideologico, ma non è che pensava di essere antideologico, voleva essere antideologico, era proprio costitutivamente antideologico, e quando, diciamo, a te sembrava di aver afferrato qualcosa di quello che lui stava dicendo o di quello che lui aveva detto, immediatamente lui ti spostava il problema in avanti, ti poneva delle domande che smontavano quello che lui stesso aveva detto e ti costringeva a fare un salto in avanti, quindi non arrivava mai a una risposta. E quindi ha ragione Federico quando dice che se uno si aspetta di prendere questo volume e arrivare alla fine, aver trovato l'archè, come diceva Salvatore, no? il principio nascosto di che cos'è la corricerca, rimarrà indubbiamente profondamente deluso. Ma perché rimarrà profondamente deluso? Perché sbaglia la domanda, perché non, il problema non è capire che cos'è la corricerca, ma appunto come si fa corricerca. Quello lì il problema non è trovare la soluzione, ma diventare capace di impostare delle domande che non finiscono mai, perché le risposte che possono essere date a quelle domande cambiano continuamente. Nel momento in cui quelle ci si accontenta delle risposte già date, si pone su un terreno che è già sussunto dal tuo nemico, oppure ti porta a semplicemente confermare un'identità di gruppo, un'identità precostituita, ed è esattamente quello che Alquati combatteva. Alquati, questo diceva bene Salvatore, insomma, chiunque l'abbia conosciuto, insomma, sa che lui detestava essere definito l'inventore della corricerca, no? per vari motivi, anche perché poi lui riteneva che essere definito l'inventore della corricerca serviva in qualche modo a confinarlo in una nicchia e non discutere veramente delle cose che lui aveva da dire, no? Attribuirgli una sorta di etichetta e però non confrontarsi poi con le questioni che lui poneva, no? E lui diceva, tanti modi lo diceva, la corricerca, quando chiedevano che cos'è la corricerca, diciamo, che cos'è la corricerca? La corricerca cosa significa? Significa svegliarsi, andare davanti a una fabbrica alle 6 del mattino, alle 2 del pomeriggio, alle 10 di sera, cioè nei cambi turno, e parlare con gli operai, organizzarsi con loro, che cos'è la corricerca? Semplicemente questa cosa qua. Oppure diceva,
ma cosa significa l'inventore della corricerca? Se io devo attraversare una strada che ha dei sassi, mi metto le scarpe, ma non significa che ho inventato le scarpe, significa semplicemente che le ho utilizzate per attraversare la strada. E nel romano, anche qua non mi soffermo, perché è stato ampiamente detto, attenzione, poneva mai in contrasto, diciamo, la corricerca rispetto alla scienza borghese, tantomeno sociologia. Romano era un sociologo, c'era anche poi una certa sua polemica, ad esempio, no, nei confronti dell'egemonia, no, della filosofia, quindi no, il classico disprezzo marxista della sociologia, e anche qua, insomma, è ricco, no, di tecniche dal punto di vista sociologico che vanno utilizzate o controutilizzate, ma in generale rispetto alla scienza, la scienza galileiana, che più volte dice Romano, attenzione, e rispetto allo sviluppo in generale, Romano aveva un atteggiamento ambivalente o ambiguo, non era pienamente sviluppista, ma sicuramente non era antisviluppista Romano, il nascente movimento notava, adesso qua questa cosa va in diretta, ma non penso che, cioè, lui non lo guardava con... aveva, diciamo, delle simpatie per i temi del notab, aveva molto più attenzione, ecco, invece per le forme di quel tipo di sviluppo, cioè cercava nelle forme dello sviluppo le possibilità di contraddizioni baricentrali e i luoghi del radicamento, no? Lui si era spostato da Cremona, dove stava Montaldi, che faceva le autobiografie dei militanti di base, quindi quelle forme, diciamo, di militanti di una, diciamo, che venivano con marginalizzati, di figure che venivano progressivamente marginalizzate dall'incedere della modernità, si era spostato a Torino, cioè nel luogo centrale dello sviluppo capitalistico. È stata una scelta casuale, quindi aveva un rapporto classico dell'operaio, in questo senso era operaista in senso molto stretto romano, no? Con l'ambivalenza, ambiguità, le problematicità anche che questo può avere. E non mi soffermo anche sulla differenza, no, appunto quel condico ricerca, perché non aveva niente a che fare con le versioni populistiche, un'idea di orizzontalità tra operai e militanti, o sulle differenze, appunto, già ne ha parlato Salvatore rispetto all'inchiesta operaia di Panzieri. Ecco, sicuramente per Romano sì, era non solo uno stile, ma era proprio la militanza. Cioè, il militante l'ho sempre fatto. Non capisco perché mi si attribuisce il fatto di aver inventato una cosa che il militante ha sempre fatto. Se uno non fa con ricerca, non è un militante. La tagliava molto, molto corta la questione. Più in generale, c'è un passaggio in cui dice. E questo credo che sia un po' la questione centrale, cioè se si sta già bene nel capitalismo la corricerca non interessa. Secondo me quello è un po' il cuore del punto centrale di tutto quanto questo discorso, è quello. Se si sta già bene nel capitalismo la corricerca non interessa. Possono interessare altre forme di conoscenza che siano spendibili sul mercato del lavoro, delle forme di conoscenza che siano spendibili nell'identità del gruppo di appartenenza, le critiche all'identità del gruppo in questo testo ricorrono ogni pagina praticamente, perché si riferiva a dei soggetti concreti, Romano aveva molto uno stile basato sul dialogo. Ha ragione Salvatore, attenzione, lui dice tutti i miei libri sono frutto di trascrizione, questo non è vero, ad esempio questo lo devo dire, l'intervista futura che mi viene attribuita è il frutto di chiacchierate che sì facevamo con altri compagni, con Guido e con altri, ma io non mi sono mai messo a fargli quelle domande che lui ci sono scritte lì, quelle domande se le fate, al quale si dava le risposte sulla base, certo, di una serie di chiacchierate che facevamo, non c'è dubbio, ma voglio dire, questo no, va. Anche la domanda di Tony, che quando vanno in 500 non mi ricordo, in 3, cioè Tony Negri, sì, è qualcuno, troppo alto, sì, quando vanno all'ambasciata cinese, a, sì, all'ambasciata cinese, sì, questo sarebbe tutto un aspetto, sì, se l'hanno fatto lui, la domanda, cioè, come
perché a un certo punto dice: ma come fai a saperlo? L'aspetto, diciamo, ci sarebbe tutto un aspetto aneddotico legato ovviamente ad Aiquati, che sarebbe poi anche probabilmente l'aspetto più interessante, ecco. Cioè non più interessante no. Vorrei neanche ostici, no? Alcuni riferimenti. È vero che Aiquati non citava praticamente mai, no? Sicuramente non faceva mai delle citazioni, diciamo, canoniche. Ogni tanto cita qualche autore, ma ovviamente lui dialogava con figure molto concrete. Cioè ogni riga è un dialogo con figure concrete, o figure di, diciamo, avversari teorico-politici, non citati per lo più, oppure figure con Salvatore che gli ha portato magari un romanzo il giorno prima che ha letto, e allora lui immediatamente risponde a Salvatore, incurante del fatto che poi quella roba la leggeranno 300 persone che non sanno niente del romanzo che Salvatore ha portato a Guido. Ma è un dialogo continuo quello di Romano, anche nei suoi testi e nei suoi scritti. Dicevo, la difficoltà che ovviamente è di Romano, ma poi diciamo io, Salvatore, altre, no, compagni che siamo cresciuti attorno a Romano, no, la difficoltà che abbiamo sempre avuto è quando andavamo in giro poi ci ponevano prima o poi, no, quella domanda, con ricerca. E non so Salvatore, ma io ho sempre avuto, diciamo, imbarazzo e difficoltà, perché effettivamente non... cioè, la corricerca è stata per lo più o una dimensione appunto in cui il peso del mito ostacolava poi la possibilità di metterla concretamente in pratica, perché ogni volta che si mette in pratica un mito hai sempre il timore di sporcare il mito stesso, di non esserne all'altezza. Dall'altra parte, oppure tutto diventava corricerca, che significa? Nulla più con ricerca, per cui andavi in gruppo e diceva: ma sì, ma tutto sommato noi gli siamo andati al mercato, abbiamo dato il volantino al centro sociale alla vecchietta, è una con ricerca. Quindi si alternava su. Ecco, da questo libro, tutto sommato, io non so se, non ne parlavamo prima con Salvatore, anche la con ricerca, quella alla Fiat, no? Adesso a breve, no? In questa opera di riedizione degli scritti che verrà fatta si è cominciato a fare degli scritti di Romano, editi, inediti, verrà ripubblicato anche sulla Fiat Altiscritti, chiaramente, no? È il libro più conosciuto, no? di Aiquati. Io non so se effettivamente la ricerca alla Fiat sia stata fatta con i casi, esistono poi dei materiali effettivi, voluminosi, eccetera, eccetera. Io dico che la ricerca è un po' come il comune. La sua forza, tutto sommato, sta nel fatto che è mai realmente esistito il comunismo, compiutamente esistito. Allora, forse, ecco, la corricerca è un qualche cosa di simile, un qualche cosa che tu continuamente fai, ma la cui inconcludibilità e mai completa realizzazione ti stimola a rifarla sempre da capo. E che in qualche modo, no, non, no, questo forse è la sua forza. Romano aveva una grossa capacità di produzione di immaginario, no? Che forse può essere contrastante apparentemente con una scrittura complicata ed estremamente ostica. Però ecco, aveva una forte produzione di immaginario, come lui preferiva dire, immaginazione, per cui lui un po', diciamo, era alternativo all'immaginazione, l'immaginazione un po' il rapporto tra lavoro vivo e lavoro morto, l'immaginazione era la forte invenzione, ecco, per Romano. Questa aveva una grossissima capacità, ecco, di produzione di immaginario. E in questo libro credo che, soprattutto in quelle parti che dicevo prima, no, che apparentemente possono sembrare quelle più, no, meno dense teoricamente, ma forse sono tra le più interessanti, no? Quello in cui mi parlo, ma poniamo adesso cos'è l'osservazione partecipante, e lui parla della di Radio Blackout. Ecco, queste secondo me sono le
tra le cose più leggetele con particolare attenzione, perché quelle sono tra le cose più, secondo me, più utili, più importanti, perché io credo che la grossa capacità di Romano fosse innanzitutto la capacità di osservazione e di intuizione. Non tutto quello che diceva Romano, ogni tanto Romano tracciava dei quadri, quando, insomma, Salvatore prima di me, poi io successivamente, però quando l'abbiamo conosciuto, Romano viveva in una condizione abbastanza isolata, viveva nel suo appartamento, andava a fare lezione all'università, poi è andato in pensione, avevo dei compagni che andavano lì, ponevano delle questioni, piccoli gruppi di compagni, ma viveva in una situazione abbastanza isolata, da cui anche i problemi, no? Poi del rapporto con la militanza, quello che diceva prima Salvatore. Però ecco, la cosa sorprendente è che quando tu andavi al bar e lui pucciava il cornetto nel tè con latte, ti tracciava dei quadri, no? Di realtà, di intuizione, rispetto a te che magari eri immerso nel quadro, lui invece l'aveva appena addocchiati da lontano, che incredibilmente riusciva a trovare degli elementi. Voi vedete quelle cose lì, se voi a 30 anni di distanza riprendete quelle cose che lui dice rispetto alla soggettività giovanile, alla soggettività di compagni, alla soggettività dei militanti, e poi ripensate ai percorsi successivi degli ambiti del cosiddetto movimento, dei centri sociali, eccetera, eccetera, ecco, capite che lui questa capacità di intuizione che riusciva in qualche modo ad anticipare tanti poi elementi che poi si sarebbero sviluppati. Ma ci sono anche vari passaggi sulla rete, ritornano continuamente gli elementi della rete. Siamo nel 93, attenzione, sono passati 30 anni, tenete conto che non c'era internet, no? C'erano le prime forme dei cosiddetti smanettoni che iniziavano a mettere in connessione un computer con l'altro. La Pantera veniva definito il movimento dei fax. I fax è stato, credo, l'innovazione tecnologica della vita più breve e sfigata esistente, cioè è durato per alcuni anni, poi è sparito. Però quando è nato il fax era un'innovazione rivoluzionaria. Romano più o meno dice queste cose sulla rete al tempo del fax. Ecco, teniamo conto di questa cosa qua. Dice anche prima. Con delle... Anche negli anni 80. Anche negli anni 80, prima ancora c'è tutto il discorso sulla cibernetica che già fa, nei quaderni rossi ci sono degli elementi di questo tipo. Ecco, però se voi tenete conto, ovviamente sono tante cose che oggi, a rileggerle oggi fanno un po' ridere, no? Perché l'ipertesto, l'esistenza dell'ipertesto, che allora sembrava, no? Adesso poi l'ipertesto non so nemmeno chi oggi più nomini la parola da 20 anni a questa parte, appunto tutto è diventato ipertesto, quindi ecco, però lì aveva coglie veramente degli elementi di anticipazione notevole. Ecco, quindi io credo che sia un po' questa le questioni centrali. Ecco, un'altra parte che a me piacerebbe, soprattutto perché ci sono appunto vari compagni giovani che stanno anche avviando a partire da lì un'esperienza di inchiesta, diciamo, dentro l'università, no? È capitato di parlarne con Elia e veniva molto fuori la questione dell'esperienza, no? Ci sono dei passaggi sulla questione dell'esperienza e delle immagini, del rapporto tra giovani e immagini, che secondo me sono molto importanti, e che lui traccia una serie di ipotesi sul fatto che il problema di oggi è che non si faccia realmente esperienza, sulle forme di mercificazione dell'esperienza, sul rapporto con le immagini. E dice, no, vedo che c'è molta attenzione all'immagine, ma non c'è attenzione a quello che sta dietro all'immagine, quindi al processo che sta dietro all'immagine. Ecco, se voi pensate, oggi a Instagram, no, e anche lì ci sono degli elementi significativi con cui, ecco, sarebbe interessante, io dico, per un gruppo che sta iniziando adesso a fare inchiesta, forse riprendere questo testo, ma non per, ripeto, non per trovare l'attenzione delle soluzioni, veramente. Non, se uno si prende questo testo e dice leggiamo questo testo dalla prima all'ultima pagina e poi finalmente ci mettiamo a fare una ricerca, secondo me sbaglia. Secondo me deve leggere questo testo e proprio fare quello che Romano voleva fare, no? Confrontarsi con questo testo, confrontarsi criticamente con questo testo, smontarlo, rimontarlo per quello che può servire oggi.
ci sono tante parti che evidentemente non servono più, e questo è assolutamente inevitabile. Tante parti che vanno criticate, tante parti vanno messe in discussione, tante parti che vanno messe in pratica. E poi dire, ma rispetto a questo seminario che ha fatto Salvatore 30 anni fa, oggi, qual è la situazione? Rispetto a queste ipotesi che lui faceva, quali sono stati i livelli di sviluppo di queste ipotesi? Cosa oggi è cambiato? Cosa oggi si è modificato? Cosa oggi va ripensato? Ecco, secondo me questo potrebbe essere un buon esercizio per rendere effettivamente utilizzabile questo tipo di testo, toglierlo da qualsiasi cosa che tra l'altro Romano aborriva, perché Romano veramente qualsiasi puzza di geografia proprio avrebbe, aveva questa idea Romano, questo Salvatore lo può confermare, perché lui stesso ha organizzato delle iniziative con Romano, che insomma lui, la prima cosa che faceva, aveva proprio come metodo l'idea che bisognasse attaccare chi ti aveva invitato. Quindi andava lì e attaccava furiosamente chi ti aveva invitato metodicamente chi ti aveva invitato, proprio per cercare di rendere assolutamente faticosa l'esperienza, cioè in qualche modo non c'era, ecco, forse quella processualità della ricerca, quella processualità inconclusa, che non c'era un momento che finisse, cioè tu facevi un dibattito e quella cosa lì era parte del processo stesso della corricerca, anche di selezione e di scrematura, ma lui lo dice continuamente, cioè non lo fa per invogliare, non sta cercando di trovare degli adepti, attenzione, lui sta cercando di selezionare e di scremare, dire guarda, è iniziata una roba che è, tra 15 anni inizieremo a impostare il lavoro, e non è una cosa diciamo appealing ovviamente, ma è un processo di selezione per dire chi sta bene in questa società, ma perché dovrebbe interessarsi alla corricerca? Se uno sta bene, prova godimento a questo genere, ma perché dovrebbe, se uno sta bene nel capitalismo, non può interessare la corricerca. E star bene nel capitalismo significa anche, qua Romano lo dice, trovare delle identità bunkerizzate che siano, diciamo, no, marginali, no, un'alternatività marginale controllata dentro il sistema esistente. No? Per loro la corricerca non può interessare, non mi rivolgono. Non è che Romano lo diceva chiaramente, anche, non mi rivolgo a tutti, non scrivo per tutti, non parlo per tutti. No? E quindi era anche è un processo anche di continua selezione, il processo di costruzione della corricerca. Ecco, cosa oggi si... sì, le cose finali che diceva Salvatore secondo me sono quelle fondamentali. Sono quelle fondamentali, cioè innanzitutto iniziare a pensare a costruire, no, Salvatore diceva, delle imprese politiche che possano sostenere, delle imprese della ricerca. E questa è la cosa fondamentale, perché sennò il rischio che si formino continuamente delle capacità, delle competenze, eccetera, che poi, ma non è che si tratta di che poi inevitabilmente poi prendono delle direzioni. Adesso Salvatore lo potrà dire. Radio Blackout ha formato anche attenzione, è vero che il tema dei comunicanti è un tema che rileggerlo oggi probabilmente non è stata un'ipotesi così fruttuosa, però dal punto di vista capitalistico noi sappiamo anche che in Radio Blackout si è formata una generazione di professionisti della comunicazione, di professionisti, ma non in Radio Blackout, in Radio Blackout come in tante altre esperienze di movimento, ma non è un problema di attenzione di Blackout, sono esatto, attenzione, ma non è un problema di come posso dire, tradimento di oggettività, non è detto assolutamente così, non ha nulla a che vedere con questo, ma lo stesso non avrebbe mai posto in questi termini di fedeltà, rispetto, queste sono cose ideologiche che non stanno in cielo in terra, è un problema proprio di trovare, diciamo, la possibilità concreta di costruire determinati percorsi. Romano, attenzione, rispetto all'università, ma lui lo diceva continuamente, era nel suo, pur indubbiamente Romano era dentro e contro, ma più contro che dentro l'università, però attenzione, lui, Salvatore lo sa bene, spingeva continuamente a dire però è dell'università che dovete trovare le risorse, non solo le risorse economiche ma anche le risorse di competenze tecniche che vi posso poi dovete utilizzare per fare la corricerca. Quindi ecco, la costruzione, anche le condizioni di
fattibilità e di possibilità della costruzione dei percorsi di richieste di ricerca è assolutamente fondamentale. E poi alla fine c'è quella domanda, che credo che sia quella domanda che Salvatore ha messo alla fine, che Romano ha messo alla fine della sua lettera, ma cui forse dovremmo partire. Ma siamo davvero sicuri che abbiamo tanto di meglio da fare oggi? Ecco, secondo me, a partire da questa domanda ci predisponiamo a fare quello che Romano, perché Romano aveva chiaro, e questa forse con tutte le differenze è un'analogia tra gli anni 90 e oggi, con differenze che sono enormi, di irriproponibilità, che il trascinare, il continuare delle identità esaurite, Romano spiega, dice un po' chiaramente in questo testo, è completamente nocivo. Bisogna ricominciare da capo. C'è di meglio oggi che ricominciare da capo, cioè significa che assumere la co-ricerca un processo inconcluso? Risposta è chiaramente da le condizioni di possibilità per avviare dei percorsi di questo tipo. Ti chiedo scusa perché corro via. Non lo so, io forse col fatto che si è fatta quest'ora aprirei anche alla discussione se ci sono delle Francesca. Se no diciamo due cose e la chiudiamo, se no effettivamente tavola rotonda penso che il concetto sia simile. No, perché tutti hanno fatto queste fantastiche premesse e non so, abbiamo sbagliato a rimanere alla fine, in realtà secondo me ci siamo incasinati e dobbiamo partire, così poi potevano correggere. Ma dico veramente allora due cose, nel senso che cioè sì, il test è uno tra i più semplici, io me lo ricordavo più semplice, ammetto. Cioè nel senso l'avevo letto anni fa e probabilmente l'ho letto con un certo sguardo e quindi appunto mi era sembrato no anche di aver capito qualcosa e rileggendolo ho pensato non ho capito niente e questo secondo me c'entra col testo nel senso che se io riprendo la frase che ha citato Gigi e soffermandomi solo su due punti magari sì, non aggiungendo tanto ma a un certo punto no, dice percorrere appunto perché considera invivibile questo mondo e vuole quindi trasformarlo nella direzione dei suoi desideri non soddisfabili in esso. E secondo me è abbastanza in mano questo concetto perché da una parte pone il... Io la vedo così la corricerca, nel senso che si colloca sul medio raggio e hanno già spiegato qual è il medio raggio, ma se ha come l'obiettivo la trasformazione dell'esistente non sta guardando ai livelli bassi, ma sta guardando a livelli alti, e quindi a un cambiamento strutturale. Quindi la corricerca, dal mio punto di vista, in un certo senso presuppone il modellone che scriverà dopo, ma appunto è un discorso di metodo, e chiama in causa il rapporto tra agire per e agire, ed essere desideranti ed agire contro, che viene sottolineato anche nella prefazione, perché Ralquati ragiona a coppie, no? Lo fa spesso, ti pone delle coppie, ma non è che lo fa perché sono similitudini, eccetera, ma lo fa perché c'è un movimento che tende da una parte, un movimento che deve essere per forza di cose contro. E secondo me quindi la corricerca chiama anche in causa, e un po' è stato toccato, il rapporto tra soggetto, che per Ralquati è sempre il controsoggetto, cioè colui che ha dei fini autonomi propri contro, con il collettivo, l'organizzazione collettiva. Nel senso che se appunto si dice la corricerca è una cooperazione organizzata e aggiungo, no, nel testo emerge molto, diversificamente qualificata, cioè ne fanno parte soggettività diverse, allo stesso tempo all'interno di un'organizzazione di corricerca i soggetti cambiano. C'è un rapporto tra ricerca e formazione che viene sottolineato e quindi tra riproduzione della soggettività. E quindi io riguardando anche all'approccio con Ralquati non mi viene da dire la fortuna è stata che è stato indiretto, cioè nel senso che è stato mediato banalmente da Gigi Roggero, però il mio rapporto con quel che ripeto con ricerca cambia, nel senso che c'è anche una c'è
Alquati a un certo punto dice non c'è interesse all'interesse, invece secondo me il libro te lo stimola e ti stimola anche un'assunzione di responsabilità e di presa di parte. La frase no, famosa degli ultimi anni, non è più facile immaginarsi la fine del capitalismo, la fine del mondo piuttosto che la fine del capitalismo. Ma noi la stiamo costruendo l'uscita dal capitalismo, non ce la stiamo immaginando. E per costruirla bisogna assumerla, cioè nel senso che bisogna effettivamente prenderne parte, no? Lo dice, la corricerca è qualcosa di faticoso, non è rassicurante, eccetera. Allo stesso tempo, rileggendo il testo, probabilmente avevo in testa queste due frasi che erano state ripetute spesso in presentazioni di questo tipo: il militante è solo e c'è solo un Alquati. Secondo me il militante è solo proprio perché il militante fa con ricerca e quindi guarderà sempre ai piani alti, non si lascerà trascinare nei piani bassi, non si lascerà accontentare. E allo stesso tempo il militante prova inquietudine, ma Alquati ti rasserena perché ti dà non tanto appunto una soluzione, e non dandoti una soluzione ti sta dicendo che non devi cercare una soluzione, ma che devi trovare il modo di risolvere il problema, che non è uguale a quello che si è già riproposto prima, e quindi in un certo senso ti rasserena, perché no, c'è anche un accento che viene posto più volte sull'esperienzialità, perché ti dice però devi provarci, nel senso di provare a costruirlo senza aver paura di sbagliare, perché se tu, arrivato alla fine di un percorso di inchiesta all'interno di una corricerca, ti dici avevo ragione, e allora non hai fatto corricerca e neanche inchiesta, perché non hai prodotto una conoscenza nuova che era diversa da quella che pensavi di avere prima. No? L'informazione è differenza, nel senso che un'informazione è diversa da un dato che è freddo, ma è caldo perché riproduce. E quindi secondo me, no, appunto non aggiungo niente al come leggere il testo, no, che è già stato ampiamente detto, però appunto mi sembra interessante guardare anche al fatto che non parla di, non è un discorso di individualità e di individualismo, ma è un discorso di soggetto che ci deve essere in una qualificazione differente rispetto a un'omogeneizzazione orizzontale che non assume la gerarchia, che invece è non solo sempre presente, ma di per sé la devi cercare, no? Nel senso che lui si sofferma molto anche sul fatto di selezionare, di classificare per poi selezionare, e quindi secondo me ti dà un punto di vista, nel senso che ti dice come guardare alle cose, ti fa capire che osservare non è così semplice come diamo per scontato e che bisogna ripartire da lì, cioè da osservare diversamente. In che senso? Nel senso che tendiamo alla fuoriuscita. Anche l'accento sul tendere secondo me è molto interessante, no? Perché a un certo punto te lo dice, ti dice le variabili, anche se sono le stesse, se tu le inserisci all'interno di una cornice differente, assumono un altro senso. E quindi la corricerca, secondo me, va vista sempre nell'assunzione della fuoriuscita da, e quindi nel guardare comunque a questa gerarchizzazione e stratificazione dei livelli, no? Altrimenti se ne perde un pezzo. Ora state tutti morendo. E quindi... Ma io sinceramente non ho nulla da aggiungere, lascerei veramente la parola se ci sono degli interventi, se no ho superato le due ore, non so veramente più cosa dire. Quindi non so se ci sono degli interventi, delle domande, delle questioni, in realtà lascerei la parola, se no chiuderei anche, davvero non ho da aggiungere nulla. Posso darlo io, che il 3, 4 e 5 mi pare di giugno ci sarà il pre-festival di Punto Input Deriva Pro di Macchina e al Pallone, in via del Pallone, che tra l'altro è vicino a qua, qua dietro, vicino allo Sferisterio. E, insomma, adesso non mi ricordo esattamente, ci saranno 3 giorni di presentazioni. Il primo giorno mi pare verrà presentato l'ultimo libro di Ciccarelli, Una vita letterata mi pare si chiami. Il secondo giorno Lo schiavo americano dal tramonto all'alba, prima e poi Contro nature. E il terzo giorno ci sarà una discussione sul tema della guerra con Marazzi, Gigi e non mi ricordo Lazzarato e Pino Giuseppe Molinari, e poi verrà presentata il festival che si terrà a settembre sempre qui a Bologna, che sarà incentrato soprattutto sulla figura di Nanni Balestrini, insomma, per avere un modo anche di pubblicare.
pubblicizzarlo. Comunque vi aspettiamo 3, 4, 5 giugno al pallone dal pomeriggio, insomma. E per tutto il mese di maggio dovete arrivare a Prodi un input in omaggio. E qua ci sono i libri per fare un progetto. Esatto, se ne prendete due poi questo ce l'avete in mano. Grazie a tutti. No, grazie. Grazie.